Ora, capisco che nella società in cui viviamo chiunque si improvvisa esperto della qualunque, anche dell'ordine pubblico, ma le cose viste da dentro sono un pochino più complesse e bisogna accettare che i veri esperti dell'ordine pubblico siano il prefetto e il questore. Terzo, ho sentito tante lamentele, ma non ho un'idea sensata, onestamente, su come avremmo potuto gestire meglio le strade cittadine. Devo dire che ci ha provato Salvini, ipotizzando di portare chissà come i tifosi a San Siro. Ma a tacere che gli stadi in Italia sono chiusi, che assembramenti ci sarebbero stati nell'ingresso e nell'uscita dello stadio? E una volta dentro, sarebbero stati i tifosi a doverosa distanza o si sarebbero abbracciati? Ecco, questa è stata l'ideona di uno che ha fatto il ministro dell'Interno, ripeto, il ministro dell'Interno e quindi presunto addetto ai lavori. Quarto, come al solito, nella critica si è distinta la Lega. Quella che vuole aprire tutta, ma anche quello che aveva in piazza a Milano a festeggiare un vice ministro e due consiglieri comunali che allegramente postavano loro foto. A proposito, è veramente una chicca l'intervista della consigliera e eurodeputata leghista Sardone, che dice: ma io ero lì per lo shopping. Certo, notoriamente si va a fare shopping con la mascherina dell'Inter e insieme ai compagni di partito.